La parola alle difese di parte civile, chi parla? Avvocato Pellegrini, signor Presidente. Per Christensen Winnie, vedova Rontini. Le mie conclusioni, nonostante le richieste del Procuratore Generale, sono di conferma della sentenza di primo grado sia nei confronti di Vanni che nei confronti di Lotti. È successo stamani mattina quello che è successo 2 anni e mezzo fa in Cassazione, quando si discusse del ricorso sulla sentenza assolutoria dell'assise d'appello nel processo Pacciani. L'inizio della requisitoria del Procuratore Generale della Cassazione aveva convinto tutti che avrebbe aderito al ricorso della Procura Generale fiorentina. In corso di discussione girò l'angolo e chiese il rigetto del ricorso della Procura fiorentina. La Cassazione, peraltro, di contrario avviso, annullò, come era stato richiesto dalla Procura Generale di Firenze, annullò la sentenza di proscioglimento. È successa la stessa cosa perché, in definitiva, dalle premesse della requisitoria del Procuratore Generale avevamo tratto la convinzione che avrebbe chiesto la conferma della sentenza anche per Vanni, e invece stamani mattina abbiamo avuto questa sorpresa. Perché tutti questi dubbi? Ma perché si sta facendo un processo dimezzato, signori. Purtroppo è un gravissimo handicap che ci portiamo dietro dal momento in cui l'assise d'appello di Firenze si rifiutò di sospendere la discussione, che era giunta alle repliche, e introdurre, dare spazio a quei testi, alfa, beta, gamma e delta, erano 4, che la Procura di Firenze all'ultimo momento aveva o stava per presentare. Questo è stato il momento in cui si poteva e si doveva, come la Cassazione poi ha detto che si sarebbe dovuto, ricucire le istruttorie, ricucire gli elementi raccolti precedentemente con quelli che si stavano raccogliendo in un secondo momento e fare finalmente un processo unico, con tutti i fatti, con tutti gli elementi a disposizione, che poi sarebbero stati valutati, ovviamente, nel bene e nel male. Voi non avete mai sentito parlare, certo l'avete letto sui giornali, lo avete sentito alla televisione, ma processualmente parlando non avete mai sentito parlare di tutti quegli elementi che avevamo, che avemmo a disposizione quando si trattò di giudicare Pietro Pacciani. Elementi che convinsero un collegio come il vostro della responsabilità di Pacciani, poi elementi che furono svalutati in appello, siamo perfettamente d'accordo, ma intanto una procura aveva portato Pacciani a giudizio sulla base di quegli elementi, una corte d'assise di primo grado, dopo un lunghissimo processo con tantissime udienze, aveva affermato la responsabilità di Pacciani. Oggi tutti quegli elementi sono volati via, non se ne parla più,
Non si parla più del Pacciani che cerca disperatamente nel proprio orto con un tondino di ferro durante un giorno, un'intera giornata, qualche cosa, sondando il terreno. Che cosa cercava? Non si parla più della cartuccia ritrovata nell'orto del Pacciani, sulla quale ci siamo scannati in primo grado nel processo Pacciani e anche ovviamente in appello, e che fu un elemento fortissimo, perché su quella cartuccia integra, bossolo e pallottola, signor procuratore generale, furono trovate delle tracce dell'estrattore della pistola che risultarono analoghe, compatibili con le stesse tracce trovate sui bossoli dei colpi sparati nelle varie occasioni di queste atroci uccisioni. Non si parla più del portasapone, non si parla più del blocco notes, furono fatti venire delle testimonianze, dei testi dal negozio in Germania dove si riforniva uno dei ragazzi tedeschi uccisi che era diplomato in disegno e che comprava continuamente blocchi da disegno. Uno di questi blocchi, cioè uno di questi blocchi, un blocco analogo fu trovato in casa Pacciani. Con dietro fu la scritta di due cifre, le commesse vennero a dirci che erano il prezzo in marchi e il numero di catalogo che si dava a quel blocco, a quel tipo, a quel genere di blocco. Di tutti questi elementi non parliamo più, non esistono più, ma vi sembra razionale? Ma vi sembra possibile? Quando i giudici popolari parlerete con i vostri amici, con i vostri parenti, con la vostra coscienza di questo processo che state facendo, chiederanno: ma della pallottola, perché si ricollega, no? Dice, della pallottola non si è mai parlato, perché non se ne può parlare. Ma vi sembra razionale? Vi sembra che abbia senso tutto questo? E allora forse voi siete ancora in tempo a rimettere insieme i tronconi di questa assurda, terribile vicenda giudiziaria. Sono due processi dimezzati, poi forse se ne farà anche un terzo, sarà trimezzato a quel punto, perché si farà forse a coloro o a colui che verranno individuati, se verranno individuati, come i mandanti, gli istigatori, gli approfittatori di questi delitti, i finanziatori. Bella vicenda, spezzata così nel tempo, dopo 25 anni dal primo omicidio, 1974, un quarto di secolo per niente. Dove un processo dimezzato, due metà non fanno un'unità, purtroppo, fanno molto meno, fanno molto meno. E allora si può anche capire che, volendo stare alle regole, il 238 bis, il 234, dura lex sed lex, si deve fare così, non se ne può parlare, non si può trarre il nostro convincimento, perché è questo che vi si chiede, il vostro convincimento, da che cosa lo trarrete? Soltanto da queste carte, ma ce ne sono altre, c'è una stanza piena di carte che parlano delle stesse cose, cui voi non conoscerete mai niente.
Nel processo di primo grado a Pietro Pacciani, il signor Vanni si fu sentito come testimone. Prima ancora di mettersi a sedere, disse: ma noi si andava solo a far merende. E da qui la famosa espressione compagni di merende. Tanto che il presidente Unibedis, aspetti, prima ascolti le domande, poi darà le sue risposte. Nel corso di quella testimonianza disse, ammise, riconobbe con molta convinzione: sì, avevo paura di Pacciani perché mi minacciava. L'ha detto lui, l'ho detto io. E perché lo minacciava? A questo non ha mai risposto. Eppure un significato lo deve avere. E allora quella lettera che Pacciani scrisse dal carcere assume uno spessore, assume un significato, perché probabilmente ne conosciamo anche il contenuto. C'erano lì le minacce, anche lì. Perché? Compagni di merende che si limitano ad andare a bere e mangiare nelle trattorie, nelle osterie del nostro Chianti, e che poi uno di questi ha paura veramente forte, notevole, sentita dell'altro. Perché? E allora entriamo un po' più nel dettaglio. Io mi limiterò a parlare dell'omicidio di Vicchio. È il mio omicidio, è quello che ha distrutto due ragazzi, due famiglie, che ha portato a morire Renzo Rontini di crepacuore in mezzo alla strada come un cane, perché Renzo Rontini da quel 29 luglio non si è più ripreso, si è distrutto nell'animo e nel fisico. E allora Lotti stamani mattina ci è stato detto: non è credibile. Io continuo a domandarmi, al di là dei vantaggi in cui egli può sperare come collaboratore, ipotizziamo che Lotti sappia o sia stato così ben informato da aver recepito che ai sensi dell'ordinamento penitenziario, in base all'articolo 4, 58 bis, eccetera, possa avere dei vantaggi in sede di applicazione della pena. Ma se avesse detto che io non c'entro nulla, di quali vantaggi aveva bisogno? Perché ha ammesso le proprie e le altrui responsabilità per avere i vantaggi del collaborante? Ma non è semplicemente pazzesco? Accetto la mia responsabilità perché c'è, e cerco di ridurre al minimo le conseguenze, e allora faccio il collaboratore di giustizia. Ma se sono innocente, se sono estraneo, ma che senso ha di autoaccusarmi per poi avere i vantaggi che si... Ma dico, è semplicemente... Nemmeno Lotti, per quanto stupido possa essere o fatto apparire, potrebbe pensare una cosa del genere. Me ne vado in carcere, dalla quale potrei restare fuori, perché tanto in carcere avrò un trattamento privilegiato.
non ci si autoaccusa. Una qualsiasi motivazione. Quando dice gliela fa pagare perché Vanni non gli voleva prestare quattrini, non è sufficiente. Ma signori, si può far pagare una ritenuta colpa di un amico, di una persona, anche andando a spifferare la verità. Anzi, molto spesso si fa molto più male a spifferare la verità su terze persone a cui si vuol recare danno che a inventarsi tutto di sana pianta. E allora Lotti, che si volesse vendicare di Vanni perché non gli prestava i quattrini, benissimo, si vendicherebbe e va a raccontare quello che sa. Non è andata proprio così, perché Lotti ci è arrivato un po' alla volta a raccontarci una parte della verità che egli conosce perfettamente. Quello che ha detto è vero, ma non è tutto. E questo è il problema. Perché tutto sarebbe molto più chiaro. Perché nel dire e nel non dire, nell'accusare gli altri e cercare di salvare sé, Lotti è caduto in alcune contraddizioni. Ha detto una cosa, poi l'ha detta diversamente. Lo sappiamo, ce l'ha rammentato tutto il procuratore generale. Però è inevitabile, quando si vuole stare un po' nel mezzo per non compromettersi troppo e tirarsene fuori, una persona non intelligente come è, non è intelligente Lotti, e quando si deve barcamenare poi alla fine commette anche degli errori. Ma questi errori poi sono anche la conferma che non è stato indottrinato da nessuno. Se fosse stato indottrinato, gli sarebbe stata spiegata la lezioncina nei modi più semplici possibili, in modo che lui la possa recepire, e avrebbe detto A, B e C, e sarebbe tornato tutto alla perfezione. È proprio la sua spontaneità collegata con questa necessità che lui avverte di tenersi equidistante tra una verità rivelata e una verità nascosta, che Lotti cade in contraddizione. Allora, parliamo della Pia, degli orari della Pia, ad esempio. Io sono convinto, ma non è semplicemente una convinzione mia, che avrebbe poco peso, nessuno. Ma la convinzione l'ho tratta dagli atti, che qui giocassero, sicuramente per quanto riguarda la Pia Rontina. E qui mi fermo perché a me interessa questo. Ma lo stesso discorso in fondo si può riportare anche per altri, mutatis mutandis. Parliamo della Pia Rontina. Io credo che qui confluissero una molteplicità di interessi, di scopi, di moventi. Non ce n'era uno solo. La genesi di questa follia omicida, che non è soltanto follia omicida, ma c'è qualche cosa di più, in una progressione, in un crescendo pauroso, si comincia con il punteggiare il ventre di una ragazza con 92 colpi di coltello e si arriva all'escissione di Pia e della Naldin del seno e del pube. Scalescio tremendo. Io credo che per Pia almeno confluissero più interessi. Può darsi che all'inizio, chissà come sono andate le cose, nessuno lo saprà mai, perché sicuramente il punto di partenza è Pacciani, e di Pacciani non si può più parlare, e a Pacciani non possiamo chiedere più nulla. Del resto non ha mai detto nulla, salvo dire io sono innocente come Gesù sulla croce, più di tanto non ha mai detto. E allora
via via si è sviluppata questa catena omicidiaria, si possono essere innestati anche persone che forse all'inizio non erano sulla scena, motivi e scopi ulteriori rispetto a quelli iniziali. Quello che poteva essere una forma psicopatologica si può essere associata anche a uno scopo utilitario. Cosa facevano questi signori? O questo signore, partendo all'inizio del 74, non si sa certamente se c'era anche Vanni, nessuno l'ha mai detto, non lo possiamo affermare, si è addebitato a Pacciani, soltanto a Pacciani. Aveva evidentemente un'attitudine, aveva evidentemente una pulsione verso queste forme aberranti di uccisione e di vilipendio di cadaveri. E che qualcuno ne abbia approfittato, che lo sia venuto a sapere e abbia innestato su questa attitudine, questa disponibilità, questa propensione del Pacciani all'omicidio, a quel tipo di omicidio, le proprie pulsioni altrettanto malate, facendosi estirpare e portare a casa quei feticci che è inutile rammentare. Ecco che allora Pacciani, a questo punto in compagnia di altri, traggono da questa iniziale aberrazione psicopatologica, traggono anche un'utilità, ci guadagnano. Il procuratore generale stamattina ha svilito l'argomento economico. Io devo rivalutare, ma non sono io che lo rivaluto, sono le carte che avete in camera di consiglio e che dovrete riguardare. Io mi limito a illustrarvi alcuni flash. La successione dell'apertura dei conti postali, bancari, le date dei versamenti, l'entità dei versamenti, la troverete nelle carte processuali. Ci sono stati degli accertamenti della squadra mobile, ci sono state delle conferme di questi accertamenti in udienza, in questo processo, anche per quanto riguarda Pacciani. Quindi almeno di questo se ne può parlare in assoluta correttezza processuale. E allora, signori, vedrete che Pacciani, che dal 78 all'82 ha guadagnato come bracciante nell'azienda agricola del Rosselli del Turco, complessivamente in 5 anni la somma di 26.217.912 lire, questo è il reddito accertato in 5 anni di attività di bracciante. Nel 1979 si compra una casa da 26 milioni, quindi tutti i suoi guadagni 5 anni vanno in quella casa. Con che cosa ha vissuto nel frattempo e con che cosa vivrà successivamente nessuno lo sa. Mette da parte settimana per settimana 2, 3 milioni, 1 milione e mezzo, 500 mila lire, sparpagliandole tra i vari uffici postali, Mercatale, Cerbaia, Montefiridolfi, eccetera, eccetera. Sacchasciano. Signori, io sono un civilista prestato al penale e allora sono andato a vedere le tabelle di svalutazione della lira e ho visto questi versamenti di Pacciani, guarda caso, sono nel periodo dall'81 all'85, dall'81 all'85. E ho visto che per avere il valore aggiornato ad oggi di quella somma o di quelle somme bisogna mediamente
moltiplicare quei 158 milioni per 4,5. Voi vi rendete conto che in moneta attuale superano i 600, forse 700 milioni. Allora un uomo che fa il bracciante, che in 5 anni guadagna 26 milioni, che si compra due case modeste ma se le compra e le paga in contanti, non ha bisogno di mutui della banca, in poco tempo raggranella, non si sa concludendo quali affari, una somma che in moneta attuale sarebbe analoga a 700 milioni. E non vi sorge il dubbio che tutto questo abbia a che fare con quello che dice Lotti, lo vendeva, li vendeva al dottore? E a me sorge. Questa è stata un'altra lacuna anche dello stesso processo Facciani, in cui non era stato valorizzato all'inizio questo dato patrimoniale. Solo in un secondo momento si è dato spazio. Per Vanni il discorso è un po' diverso, è logico. È Pacciani il capo, è Pacciani che decide, è Pacciani che fa paura, è Pacciani che tiene il controllo della situazione, è Pacciani che fa la parte del leone. A Vanni, dalla ricostruzione contabile, Vanni faceva il postino prima di andare in pensione, ha dato in pensione nell'87, insomma si può sapere qual era lo stipendio di un postino fino al 1987. Eppure le sue decine di milioni frullavano su questi conti correnti, su questi depositi. Ci sono versamenti riferiti al periodo cruciale, successivamente. Può non essere un pagamento a rate, signor procuratore generale, può essere la scaltrezza di chi non va a fare subito un versamento di quella somma che ha ricevuto, ma se la diluisce nel tempo perché dà meno nell'occhio. Ma Vane certamente ha avuto e ha tuttora a disposizione somme inferiori a quelle del Pacciani, e anche questa è la sua logica. Allora, dicevo che nei confronti quantomeno di Pia Rontini questa uccisione è stata programmata ed è stata voluta anche in relazione a quel rifiuto delle avance di cui vi ha già parlato il procuratore generale e che già conoscete attraverso le carte processuali. E qui c'è il mistero, tanti misteri in questo processo, il mistero del turni che faceva Pia. Pia lavorava da un mese in questo bar di Vicchio e faceva il turno serale. Questa domenica maledetta del 29 luglio 1984, o che l'abbia voluto lei, o che l'abbia voluto la sua collega scambiarsi il turno, sta di fatto che lavorò la mattina e il pomeriggio. La Manuela Bazzi, la sua collega, che ci dice fu lei a chiedermi di cambiare il turno, ci dà una spiegazione che non quadra. Perché ci dice fu Pia a chiedermi di scambiare il turno con lei perché la sera della domenica doveva uscire a cena con Claudio, con il suo fidanzato. I fatti lo smentiscono, perché la Pia è tornata a casa dopo il turno pomeridiano alle 8, ha mangiato in casa con la mamma, il babbo se n'era già andato a Livorno con lo zio, e non voleva nemmeno più uscire, voleva starsene a letto. Quanto si sarà macerata quella donna che l'ha spinta, quella madre che l'ha spinta a uscire perché si distraesse un'ora prima, visto che aveva lavorato tanto e che non l'ha più rivista. Quanto avrà rimpianto
quella iniziativa. Se l'aveva lasciata andare a letto, forse Pia poteva essere ancora lì, chi lo sa. Ma il destino di Pia era segnato. Era segnato perché Pia non c'era stata. E questo non si perdona. Quella linfoma la dà a tutti e non la dà a me. Questo è l'atteggiamento psicologico di questi personaggi. E allora Pia si segue, c'è un test poggiato, mi sembra, che dice: l'ho accompagnata a casa Pia, c'era una macchina dietro di noi che mi ha dato la sensazione che ci stesse tallonando. E c'è, anche questo è stato svalutato dal procuratore generale, ma io vi invito a rileggere le carte, e c'è una testimonianza di Renzo Rontini, di Paolo Santoni, di Winnie Rontini, i quali tre testimoni dicono di aver visto Vanni a Vicchio prima del 29 luglio 84. Sono tre testimoni falsi, lo hanno detto quando hanno visto in faccia Vanni, quando le fotografie di Vanni sono state pubblicate sul giornale, quando la faccia di Vanni è apparsa alla televisione. Prima Vanni era un illustre sconosciuto, cioè a seguito del processo Pacciani, cioè al seguito di quella testimonianza di cui vi ho parlato poco prima. È lì che viene poi Vanni male, se no non si conosceva. E allora dice: ma io quest'uomo l'ho già visto, quest'uomo si aggirava per Vicchio nei pressi del bar. Renzo Rontini dice che si nascondeva da un albero all'altro di quelli che sono lì sul viale intorno al bar. Santoni dice la stessa cosa, Lavini Rontini dice la stessa cosa, ma Vanni dice che a Vicchio lui non c'è mai stato in vita sua. Allora questo orario, secondo questo orario normale, abituale al lavoro, la Pia doveva lavorare di sera. Lavorando di sera loro non potevano operare, e non si può andare a fare queste cose di giorno. A luglio fino alle 9 di sera è ancora giorno, ci si vede, insomma, è vero, fortuna e sfacciataggine e arroganza e sicumera vanno a braccetto, ma forzare fino a questo punto e mettersi a farlo ancora alla luce, sia pure crepuscolare, queste cose non si fanno, ci vuole il buio della notte. E allora, guarda caso, Pia che veniva seguita, che veniva tallonata, che Lotti ci dice che Vanni gli fece delle proposte oscene, cambia turno quel giorno. Di più io non posso dire, ma sembra quasi che questa notizia sia arrivata a Vicchio, ne sia arrivata a San Casciano, scusate, che per l'appunto quel giorno Pia cambiava programma, perché non si parte da San Casciano a Vicchio, mi pare è stato detto sono 63 chilometri, insomma c'è un po' di strada da fare, non è proprio dietro l'angolo, non si parte così alla cieca, andiamo a vedere in quella piazzola se c'è qualcuno, se c'è la panda o chiunque altro, a noi ci va bene, tanto per quello che si deve fare. E non è andata così. La Pia era angosciata dalla insistenza di alcune persone di età che la importunavano. I genitori non ne sapevano nulla. Lotti ce lo dice senza sapere, perché l'abbiamo saputo poi noi al processo, quando Lotti aveva già deposto, che la Pia di queste cose si era sfogata con una conoscente danese, che è venuta a testimoniare, certo,
che è venuta a testimoniare è una signora che l'ha tenuta in casa mentre Pia studiava in Danimarca come se fosse una figlia, era affezionatissima. E la ragazza, turbata da questi vecchi bavosi che le stavano dietro, non lo dice alla mamma per non impressionarla, non lo dice al babbo perché Renzo chissà che cosa avrebbe inventato, focoso com'era. Telefona a questa quasi mamma e gli parla a cuore aperto di questo. Questa signora è venuta a testimoniare e voi ritrovate, si chiama Von Fluck e ha testimoniato all'udienza del 14 luglio 1997. E ci ha detto di queste esternazioni di Pia nel periodo considerato, perché tutto si concentra in quel maledetto mese di luglio 1984. E guarda caso Lotti ci dice di queste avance, ci dice della rabbia di Vanni che si sente respinto e che dice io gliela può pagare a quella linfoma. Nessuno ne sa nulla che Pia ha telefonato e Pia invece telefona, lo dice. E questa signora è venuta a testimoniare. Non è un riscontro questo? E allora, del fiume di denaro che passava per le mani di questi signori e prevalentemente di Pacciani, c'è un altro particolare, sempre sugli orari, sempre sul rapporto di lavoro che Pia aveva con questo bar, è come l'altro, quando si fa il nome della Manuela Bazzi, alla quale, guarda caso, si dice che venga spedita una lettera. Ma signori, insomma, ma li vogliamo ricucire insieme tutti questi stracci di prove che abbiamo? Il Lotti è così informato che sa che c'è una Manuela Bazzi che forse ha giocato un certo ruolo, non si sa quale, da dirci a mezza bocca, perché più di dire che era una Manuela di Vicchio, perché così ha intravisto l'indirizzo sulla busta, di più non ci dice, ma torna esattamente con la realtà storica. Dicevo, c'è un altro elemento di sospetto che fa tremare le vene ai polsi, perché se questi sospetti fossero realtà si dovrebbe pensare che un'altra persona, forse perché ricattata, forse perché costretta, chi lo sa, potrebbe aver avuto un ruolo nella causazione della morte di Pia involontaria. Probabilmente non gli era stato certo detto che volevano ucciderla. Ci piace questa ragazza, la vorremmo fare nostra. E vabbè, quello lo potete immaginare, come si fosse. Ecco, dicevo, c'è stato poi nel bar, ma subito dopo ha preso il posto della Pia. Però evidentemente conosceva il proprietario, un nipote di Pacciani. Il nipote di Pacciani ha lavorato successivamente alla morte della Pia nel bar dove la Pia ha lavorato fino al 29 luglio. Io lo offro alla vostra considerazione. Tutti elementi, tutti tasselli. Purtroppo questo mosaico, signori, sarà sempre un mosaico da restaurare. Nel tempo, chi lo sa, lo potranno restaurare, noi ora più di tanto non possiamo fare. Certo, mancano dei tasselli, una parte del mosaico è sparita insieme alla morte di Pacciani. Facciamo quello che possiamo. Di certo portiamo avanti una ferma convinzione. I sopralluoghi fatti a Vicchio, dove
dopo che Lotti ha visto questa panda, il Pia era molto carina, la cosa evidentemente ha stuzzicato le morbose fantasie di questi protagonisti, di questa turpe vicenda. Sono stati fatti dei sopralluoghi. Lotti ci dice che ci ha portato anche Vanni a vedere su quella piazzola la panda celeste con Claudio e Pia, che purtroppo per loro amoreggiava. Ma dico, insomma, il quadro si delinea abbastanza bene. Il casolare, così vado per flash e mi avvio a concludere, che siamo tanti parte civile e tutti dobbiamo intervenire. Il casolare dove sarebbe stata nascosta, a dire dell'Otti, la pistola, fa parte della tenuta di Badia Bovino. Guarda caso Facciani ha lavorato nella tenuta agricola di Badia Bovino quando stava in zona. Certo, non si può dare l'ergastolo per questo, ma si può incastrare anche questo tassello nel resto del mosaico. Le macchie di sangue. Signori, queste macchie di sangue non si possono mica dimenticare tanto facilmente. A me non risulta, signor procuratore generale, che sia stata fatta una perizia e che sia stato riscontrato che non era sangue. Io non l'ho trovato. Prego? Nemmeno io. Ah, ecco. Allora siamo d'accordo. Queste macchie di sangue sono state viste da due amici, Pasquini e Bartolini, nella immediatezza del fatto. Pasquini era andato a lavare la macchina sulla Sieve e vede sotto la piazzola dove è avvenuto il giorno prima, che questo succede lunedì, il lavaggio della macchina. La domenica è successo quel che è successo. Vede su un sasso delle macchie di sangue, risale lo stradello che porta alla piazzola e lo vede cosparso di altre macchioline di sangue. Insomma, uno più uno fa due, per tutti fuorché per noi. Allora dice, beh, insomma, saranno in relazione a quello che è successo qua stanotte. Lo dice a Bartolini, amico intimo, insieme vanno da Rontini a riferirglielo. Immediatamente telefonata ai carabinieri. I carabinieri prendono sul serio questa circostanza, il maresciallo La Moratta, nel frattempo deceduto, già troppi morti in questo processo, non solo quelli uccisi, ma via via strada facendo quanti morti, col tempo che passa per forza. E vanno a fare questo sopralluogo. E ci dice il carabiniere Risi, che faceva da autista al maresciallo La Moratta, che quando arrivano sul posto, lì sulla Sieve, c'erano già 4-5 persone che questo carabiniere autista, insomma, la posizione sua era molto, molto defilata, e voi sapete bene le gerarchie, che importanza hanno, che si poteva e si doveva mettere lì a discutere e a fare e a guardare, a verificare. Lui era lì soltanto per far da autista al maresciallo. Questi secondo lui erano della scientifica e parlavano di queste macchie di sangue. Questo sasso viene prelevato, dopodiché non si sa più che fine faccia. Ma queste macchie di sangue ci sono, c'erano, e c'erano proprio nel tragitto dalla piazzola alla Sieve. E Lotti ci dice che sono andate a lavarsi le mani o lavare il coltello, quello che sia. E santi Dio! Ma che cosa si vuole di più? Questo particolare era inedito. Chi lo poteva sapere che erano andate a lavarsi le mani?
Le macchie di sangue vengono fuori al dibattimento, perché ne parla Rontini quando viene sentito come teste e dice: me l'ha detto Bartolini e Pasquini, e si ricostruisce e si sente il maresciallo Siracusa e si sente il carabiniere Risi. Purtroppo non si può sentire il maresciallo La Moratta. E allora dico, signori, guarda caso questo Lotti lo sapeva, ma Lotti non è un uomo d'onore e quindi a Lotti non si crede. Signori, io voglio concludere, perché farei torto anche alla vostra intelligenza, ecco, si può ripercorrere tutto questo processo dall'angolazione di una parte civile. Io vi dico una cosa a cuore aperto. Se i giudici di primo grado avessero colto nel segno, affermando la responsabilità di Vanni e di Lotti, ma poi non fossero riusciti a dimostrarlo convenientemente attraverso la motivazione della loro sentenza, per insufficienza, per carenza, per tutto quello che volete, siamo esseri umani, tutti quanti siamo esseri umani. Allora, prima di riformarla quella sentenza, perché di per sé non vi convincesse, pensate che i fatti comunque sono accaduti, le prove comunque sono acquisite, le si possono rivalutare girandole di nuovo da tutto un altro angolo visuale, ma questi fatti, queste prove, questi elementi ci sono, anche se la sentenza li mettesse in luce in maniera impropria. Voi avete il dovere non di esaminare se è stato fatto bene il compito da parte dei giudici di primo grado. Voi avete il dovere di sapere, di dirci la vostra verità. Ma la verità non si ricava solo dalla motivazione della sentenza, che può essere zoppicante, può essere insufficiente, ma si ricava dalla lettura di tutti gli atti, io direi anche dagli atti Pacciani, signori, contorno a dirlo accuratamente, vi si aprirebbero gli occhi. Noi viviamo questo processo da sempre, io mi occupo di questo caso dal giorno dopo della morte di Pia Rontini, ho fatto il processo di primo grado, ho fatto l'appello Pacciani, ho fatto la Cassazione, ho fatto il primo grado di questo, ne conosco nei limiti che posso conoscere, sono migliaia di carte, credo di conoscere un po' tutti i risvolti, a voi no, a voi questo è negato. Però voi dovete accertare la verità, voi dovete dirci una volta per tutte se Vanni e Lotti sono colpevoli. E io credo in questo e per questo ho rassegnato le conclusioni di condanna e quindi di conferma della sentenza di primo grado col pagamento delle ulteriori spese. Grazie. Grazie, avvocato. Chi parla? Avvocato Colao per la famiglia di Manardi Paolo. Prego. Mi unisco allo stupore del collega avvocato Pellegrini e devo amaramente dire che, ahimè, per fatalità, in questo processo che ha visto 14 vittime, dico 14 vittime, siamo stati abituati a volte a delle sorprese che ci hanno un po' stupito, in quanto che in seconda fase il procuratore generale, diciamo, addirittura sminuisca la responsabilità del Vanni e ravvisando in un certo qual modo l'autore dei delitti nel Lotti è un'indagine, questo è un'indagine che si deve svolgere, che si deve accertare con delle prove, non si può prendere, diciamo, un profilo dell'Lotti psicologico e dire questo profilo si attaglia bene, ma allora guardiamo il profilo del Vanni, viva Dio.
Il Vanni, come ha detto il collega Pellegrini, sbiancò al processo Facciani quando fu costretto a venire a testimoniare. E non vi ripeterò la storia dei compagni di merende, e poi confessò che aveva una paura. Naturalmente, gli indizi del primo processo contro Facciani Pietro sono stati gravi, precisi e concordanti, ed era un processo puramente indiziario. Era chiaro però che il primo giudice, di fronte a dichiarazioni che aveva fatto Vanni, questa paura confessata di Facciani, senza poi giustificare il perché, e di fronte al fatto che un certo Testenesi, amico del Vanni e di Facciani, disse che una sera in via di Faltignano alle ore 23 dell'8 di settembre dell'85 circa avevano visto in macchina provenienti dagli Scopeti Facciani con un'altra persona, non sapendo però dire chi era quest'altra persona, era chiaro che il primo giudice dice: signori, le modalità di questi efferrati delitti comportano la presenza di altri complici. Era pacifico, quindi non è surrettizia, come la difesa dice nell'atto di impugnazione. Era doverosa. Il primo giudice segnala le incongruenze, dice: attenzione, non è possibile che uno solo abbia fatto tutto questo. E diciamo anche con un certo coraggio, in quanto che c'era il profilo del serial killer, i Soloni di Modena avevano, e la stampa a livello internazionale era tutta orientata sul serial killer, il silenzio degli innocenti, e quindi tutti quanti erano orientati là. Quindi, viva Dio, il primo giudice ha visto chiaro. Veniamo a parlare sulle indagini sulla 127, sulla 128 russa. Si è creata una fortunata combinazione in questo processo. Voi avete potuto ascoltare Lotti, quindi voi giudici e voi giudici popolari vi siete resi conto di che tipo è Lotti. Il Lotti ragiona bene, il Lotti dice solo quello che ha voluto dire, perché è stato costretto a dirlo. È stato costretto perché ci fu l'intercettazione telefonica con la Filippa Nicoletti, che era una prostituta con cui lui si confidava, e allora sorge la famosa frase: e che ci posso fare? Dice: ormai, quello è procuratore, si riferiva al procuratore che lo interrogava, dice, ma incastrato, cioè, ma preso nella trappola. Perché? Perché Pucci già aveva parlato, o gli avevano fatto il bluff di avergli detto: guarda che Pucci ha parlato, quindi te quella sera c'eri. E quindi lui un po' alla volta si è dovuto aprire. Ma di certo, dice te Pellegrini, ma vi pare mai possibile? Quello stava in un casolare in campagna, viveva liberamente nei campi, se gli portava assai di poter avere una protezione, ma insomma, veramente assurda la cosa. Quindi il Lotti ha parlato perché è stato costretto a parlare dalle indagini ben svolte dell'autorità giudiziaria, a parte le polemiche che in questi casi poi ci sono sempre, purtroppo, ahimè. Confermate questa 128 rosse da due testi veramente indifferenti, Ghiribelli e Galli, la presenza della 128 rossa con la cosa tronca, lì agli Scopeti. Quindi il Lotti aveva detto la verità, che lui quella sera era lì, perché due, in un secondo tempo, dice: ma dice, fa questa Ghiribelli, perché lui frequentava questo giro di queste prostitute, e tutti frequentavano la casa di Faltignano, dove c'era un mago cosiddetto, si chiamava Indovino di cognome, e allora questo mago qua, diciamo, faceva delle, diciamo, qualche messa nera evidentemente, ci partecipavano Vanni, Facciani, quindi andavano, quindi c'era un fanatismo che gravitava intorno a questi delitti.
c'era un fanatismo. E parleremo dei moventi, che sono più d'uno e come. E ritornando all'incidente probatorio, in cui l'occhio si è aperto un po' alla volta, come fa il contadino, prudente come un serpente, poche cose, le cose necessarie che non lo compromettevano. È chiaro che Lotti ne sa tanta di più, e come no, Lotti ne sa tanta di più, ma di qua a essere lui il mostro e quest'altro signore innocente ce ne passa, e come no. E allora infatti nell'incidente probatorio, quando si viene a parlare del duplice omicidio di Giovoli, dei ragazzi tedeschi, fu proprio questa parte civile che pose la domanda: ma quando vi accorgete che erano due uomini, che successe? Ecco, allora succede, dice, nulla, erano uomini, quindi che si poteva fare? Ma il vano era pronto col coltello, e questo lo disse il Lotti. Ora il Lotti è più sereno delle precedenti volte, l'avete visto anche voi, però sotto l'incalzare delle domande del collega avvocato Mazzeo, lui che il contrassegno ce l'aveva, quello vecchio, perché l'aveva mantenuto, perché non aveva restituito l'assicurazione e basta, gli era rimasto il contrassegno sulla 128 rossa. Però a un certo punto, mettendogli la paura di quella famosa responsabilità di cui il contadino, la persona ignorante, teme a dismisura, poi infine l'avvocato Mazzeo, contestandogli la responsabilità, lui ha detto: non mi ricordo. Perché, e allora di qua possono nascere le contraddizioni in Lotti, in questo corpo, il quale in realtà però dice degli episodi veramente precisi. Ma Vanni è il comostro di Firenze, insieme a Facciano. Non lo guardate oggi, vecchio, dimesso, un po' rimesso a posto, perché naturalmente le cure oggi ci sono, fortunatamente, e tutti ne hanno diritto. Ma era forte e prepotente allora. Noi nel processo ne abbiamo avuto ampia prova, sono molti testi a dirlo. Ha satanato di sesso insieme a Pacciani. Quel sesso basso, volgare, deteriore, quello che ha portato a questi efferrati omicidi. E avevano anche una copertura, perché c'era, compagno di scorribante delle famose merende, un certo maresciallo dei carabinieri Simonetti, il quale poi è morto, e qui entra appunto questo maresciallo Simonetti e gli dava una copertura. E così è stato per l'appuntato brigadiere, non so, toscano, che gli forniva le cartucce. E quindi si sentivano anche in un certo senso ben protetti di poter uscire la notte, e di quali veniva la tracotanza, perché tracotanza vi è stata. Che Vanni non fosse questo angioletto è dimostrato dalle dichiarazioni della testa sperduto, in atto, la moglie di Malatesta, quello che fu trovato impiccato, con i piedi che toccavano terra, perché di questa donna sperduto, e anche il figlio dolorosamente è venuto a dire le prepotenze che subivano da parte del Vanni, che la faceva da padrone in questa casa, e il Malatesti se doveva stare zitto. Quindi allora a questo punto il procuratore dirà: ma quale profilo vogliamo? Sì, certo, quello del Lotti, per carità, ma guardiamo anche questo profilo. È tutto un attimo. E fu trovato impiccato. Vanni è il comostro di Firenze come profilo, perché il testenesi, in una verbalizzazione nel primo grado, disse che addirittura rincorreva la moglie con un coltello in mano, e questo lo eccitava. Associazione
di sesso e sadismo, test enesimo, lo troverete a verbale. E allora il profilo per profilo, ci sono stati dei test. Questo Nesi, tra l'altro, era amico del Vanni. Mi ricordo si salutarono pure. Quindi che motivo aveva di venire a dire queste cose? Ma questo dimostra il profilo. Pauriti, però è stato preciso, attento a non farsi coinvolgere più di tanto. E ha avuto un grosso merito e grossa responsabilità ce l'ha il Lotti, perché a verbale c'è scritto che il test Pucci voleva andare subito dai carabinieri. Ecco, e penso che questa sia stata il fatto che non gli ha fatto fare una chiamata in correo. Alla pensione di invalidità il test Pucci. In Italia la pensione di invalidità per anni passati non si è negata a nessuno, quindi questo si può dire che l'uomo è incapace psicologicamente perché raggiunge, non so, il 65%, ma in campagna era un modo di prendere una pensioncina per mettersi a posto. Ma il test ci è stato preciso, ha ricostruito soprattutto nel delitto degli Scopeti i movimenti che hanno fatto Pacciani e Vanni, confortando così quelli del Lotti. E parliamo un attimino della descrizione degli Scopeti. La descrizione fatta da Lotti torna perfettamente con le modalità di esecuzione dell'omicidio del ragazzo francese. Io mi sono molto interessato alle ferite che aveva sul corpo il povero ragazzo francese. E perché? Perché, per fortunata coincidenza o intuito, non so, avevo, attraverso certi calcoli che avevano fatto i periti di Modena, quindi, però era un tecnico, quindi non essendo un professore, poi i professori l'hanno messo un po' in minoranza. Questo tecnico che conta, aveva trovato una ferita sul radio del ragazzo francese, qui, in questo punto. E questa ferita sul radio del polso destro era una ferita a calco, vale a dire una ferita triangolare che rimane impressa perché l'osso naturalmente fa da calco. E aveva fatto la figura, lui l'aveva fatta, io l'ho trovata soltanto nelle perizie, aveva fatto il triangolino e ha portato due angoli alla base di 20 gradi. Mi venne l'intuizione di dire, vediamo un po', erano stati trovati dei trincetti a Pacciani, vediamo un pochino se per caso, essendo il terzo angolo di 140 gradi per il semplice teorema di Euclide, tutti gli angoli formano 180 gradi, 40 e 40, l'angolo al vertice opposto alla base deve essere 140. Bene, prendiamo il trincetto, lo misuriamo con un ingegnere, era 139 gradi. Quindi perfettamente si attagliava una punta del trincetto manomesso a quella ferita nel radio. La storia del trincetto è abbandonata, l'avrei coltivata se Pacciani naturalmente avesse subito un processo. Ora questo è il processo a Vanni, quindi però il collegamento sta qui. Allora, il povero ragazzo francese, allora secondo quanto ci ha descritto minuziosamente Lotti, fu assalito con la rivoltella da Pacciani nella tenda dalla parte davanti e partirono i primi due o tre colpi. La donna ne dovette avere subito uno mortale, quindi la donna fu out, già fuori combattimento. Il ragazzo francese invece fu ferito di striscio al naso e a un gomito, talché uscì precipitosamente dalla tenda e li trovò Pacciani davanti. Ce lo dice Lotti, confermato dal Pucci. Il ragazzo che fa?
vuole scappare naturalmente verso la strada, però si trova l'uomo avanti, gira, lì c'era il bagno, questo ci dice dietro, perché è chiaro, avevano fatto un'azione, come si fa? Un'azione combinata, come di guerriglia, quindi la parte anteriore della tenda era coperta da pacciani che sparava, dietro c'era il bagno col coltello in mano. A questo punto il ragazzo che si dirigeva per la strada è costretto a tornare indietro e percorrere 4-5 metri della piazzola e Pacciani lo rincorre, lo afferra al collo qui, detto a Lotti, che non poteva sapere delle ferite. Ecco un riscontro importantissimo, non poteva sapere delle ferite. Il ragazzo francese aveva 2 ferite al dorso, poi aveva una ferita trapassante al collo da destra verso sinistra, d'arma bianca, e poi aveva questa ferita al radio del polso destro, e poi una ferita al metatarso della mano qua, no, alla zona carpale, scusate, della mano sinistra, e poi aveva 2 o 3 pugnalate nella parte anteriore del costato destro. Ed ecco che io rimasi sorpreso quando il Lotti fa la descrizione e interrogando, venimmo a sapere, ed è agli atti, che Pacciani naturalmente l'aveva cercato di colpire dietro un paio di colpi, poi l'aveva afferrato per il collo. C'era un errore sul ragazzo francese, tutti avevano detto era alto 1,80 m sempre, non so com'è, invece il ragazzo documentalmente provato era alto 1,70 m, quindi Pacciani era alto 1,71 m, 1,72 m con le scarpe, era più alto, quindi lo prese per il collo e naturalmente, essendo un assassino di quel genere là, cercava di colpirlo qui e lo colpì. Però nel contempo lo colpì anche. Il ragazzo per difesa portava via la mano, è chiaro che sono tutti colpi a radio. Ma come poteva il Lotti sapere delle ferite? Non lo poteva sapere. Quindi questa descrizione, che si attaglia perfettamente alle ferite trovate sul corpo del ragazzo, sono un riscontro importantissimo. Il Lotti dice la verità, perché su quel corpo di quel povero giovane ci sono quelle ferite. Poi dopo il ragazzo naturalmente venne spinto avanti e buttato a testa in giù nel cespuglio. Vanni e poi Pacciani entrarono tutti e due nella tenda, ci dice il Lotti. Ci stettero 20 minuti circa, ci dice anche il tempo. Poi dopo uscirono con un fagotto, qualche uno dice il fagotto, piccole parti, ma è chiaro che se quelli li doveva conservare, ed era gente che sapeva come fare a conservare, perché lavoravano i maiali, Pacciani in particolar modo, quindi le tecniche di conservazione con la salatura o la refrigerazione, loro le conoscevano tutte, quindi molto probabilmente hanno fatto un fagotto grosso per conservare bene queste parti, perché è chiaro, col caldo che c'era in quel periodo si deterioravano subito, e quel famoso dottore non avrebbe poi gradito questo triste prodotto di questi omicidi. Ed ecco, eccolo con il fagotto, portano questo fagotto, ma ora si viene a discutere, l'ha seppellito, non l'ha seppellito. Ma era chiaro che i contadini la prima cosa che fanno, fanno la buca in terra e nascondono momentaneamente le cose. Era pacifico, logico, quindi Lotti dice la verità, è logico. E va bene, allora... parliamo di Baccaiano, il duplice omicidio di Baccaiano, che mi riguarda personalmente, in quanto che le parti che difendo sono di Montespertoli. E quei poveri giovani quella sera erano nella piazzola. Io perché mi sono permesso di dire
alla corte sarebbe inutile un sopralluogo, perché in effetti proprio lì, laddove semplicemente può apparire quella croce, invece la piazzola era 10 metri più avanti, era interna, c'era una siepe che copriva la vista e le macchine entravano da questa parte e potevano uscire da quest'altra parte. Però normalmente entravano da una parte e lì vi rimanevano perché stavano più occultate, no, anzi non potevano uscire dalle due parti, soltanto da una parte. Allora il Lotti ci descrive con puntualità, prima di tutto, il percorso. Parte da San Quirico, fa Poppiano, che sono paesini molto gradevoli di queste parti, scendono giù, lui dice noi ci scese giù, e arrivarono sullo stradone, lui mise la macchina a destra e Pacciani e Vanni la misero invece vicino alla piazzola, dalla parte opposta. Ma poi il punto è questo, come faceva il Lotti a sapere che quando ci fu la prima sparatoria da parte del Pacciani e che la ragazza morì subito e invece il povero giovane Menardi Paolo fu colpito ad una spalla e minnestò la retromarcia, perché il giovane era svelto, era un ragazzo vispo, si era accorto di qualche cosa, fa la manovra di retromarcia, questa ce la descrive minuziosamente il Lotti. Quindi come poteva sapere questo? Si può dire, l'ha letto sui giornali, ma torniamo a ripetere, Lotti non è un laureato, Lotti a stento sa le cose che fa, e anche le cose che fa bisogna tirargliele con le pinze, anche quelle che lui ha fatto e sa. Quindi come si poteva addirittura, ma sarebbe stato impossibile imbeccare un Lotti o un Pucci su tutti questi omicidi, perché avrebbe sballato. Invece lui dice far retromarcia il ragazzo. Il Pacciani lo rincorre dove? A domanda dove? In mezzo alla strada, e sparò e gli andava dietro, e lui con le ruote va nella fossetta. E infatti il ragazzo lì è rimasto, il sangue che era nella fiancata della portiera enormemente dimostra che il ragazzo era al posto di guida, il ragazzo non può portare. Lì in queste scene ci sono quasi degli isterismi, voi sapete bene, ci sono, che so io, gente che fa il volontariato però che è più anziano e quindi vuol coordinare gli altri giovani, magari non ha visto nulla e poi dice che lui invece ha visto tutto, ma il ragazzo era. Quindi anche questa ricostruzione è precisa. Parliamo dei moventi. Moventi non ce ne sono, ma a parte il fatto che quando succede un omicidio del genere, i moventi sono tanti, possono essere tanti, e non possono essere i professori o in psicologia che possono dire c'è un solo movente qua là. Questo, i fatti sono successi. Erano questi soggetti che hanno partecipato a questi fatti, però i moventi li abbiamo capiti. Sesso sfrenato, la loro attività preferita era di andare con le telecamere, con le microspie, con tutti i modi per andare a sentire le coppiette. Questo addirittura agli atti se ne trova, era proprio un'attività quasi continuativa, tanto che Pacciano non era mai a casa, era sempre fuori, confermato dalle figlie anche, faceva questo, perché devono andare anche a cercare poi le persone adatte per compiere quelle cose. Poi avidità di guadagno, persone avide, tirti fino alla morte, quindi qualunque cosa gli avessero chiesto, queste persone erano disposte a fare, nelle campagne di Toscana, sì, nelle campagne nostre, belle campagne toscane, c'erano questa banda di individui. E quindi, non mi intratterrò, Pellegrini si è trattenuto tanto, sui denari che questi avevano. E non è una curiosità che avevano in vari uffici postali, è proprio una tattica delinquenziale di ripartire il malloppo
dall'80 all'85 in diverse fonti per non essere scoperti. Tutto questo ci viene confermato di questo tenore di vita, diciamo, al di là di quello che un postino può avere, dalla nipote, questa povera ragazza, la quale in uno slancio, poiché aveva subito un ictus, quindi aveva avuto una fase riabilitativa e quindi si erano accesi nel suo intimo dei desideri di giustizia, venne addirittura a testimoniare, a dire che lo zio in quel periodo spendeva e spandeva, offriva, gli aveva dato, andavano a mangiare di qua, di là, doveva fare il prestito a Lotti e gli regalò non so che, mi pare un braccialetto d'oro. Poi, altro momento, l'occultismo, il fanatismo, queste messe nere, il povero e compianto collega avvocato Santoni Franchetti. Quante volte si è intrattenuto che sembrava allora magari che sulla piazzola degli Scopeti c'erano delle candeline mezze bruciacchiate, l'avevano trovato, queste candeline ed è agli altri. Certo. Molto probabilmente lì su quella piazzola, quella sera dell'8 settembre, c'era il dottore, poi c'è anche il profilo di questo medico ginecologo fuori fase, il quale è morto, poi c'era, e non poteva essere il Faggi il dottore, perché naturalmente il dottore in campagna è il medico, se uno è laureato in legge, lì non lo chiamano il dottore, chiamano soltanto il medico il dottore. Quindi c'era questo dottore, perché il Lotti dice che c'era il dottore. Poi l'odio per le donne, un altro movente, l'odio per una serie di moventi che hanno confluito in un crogiuolo di antimoralità e antigiuridicità che ha portato a questo. L'odio dei Pacciani è risaputo, il seno sinistro offerto al rivale Bonini nell'omicidio del 52, e lui violento ammazzò lì questo con 32 coltellate e poi dopo si accoppiò con questa, però questo seno sinistro, guarda caso, i seni tagliati della povera Morio e della povera Fiorentini sono stati tutti e due sinistri. Poi comincia la discussione, sì, perché tornava più a mano, perché il destro non si può tagliare, ma invece questo è poi. Quest'altro pure, con una moglie che incinta le aveva dato un calcio e l'aveva fatta ruzzolare per le scale, e anche questo è agli atti, è negli atti, nelle prove testimoniali, guardate le testimonianze della Bartalesi, del Nesi, ci sono tutte. E poi sai, questo è un processo di un 14 anni, capito? Non è che stiamo a scherzare qua o a fare i complimenti. Voglio dire, non era un fior di galantuomo, perché questa bambina è rimasta poi mancamentale. Lo stesso per quello che ho detto prima. E il danaro era la molla poi ultima che guidava tutto, cioè io penso l'avrebbero fatto anche senza soldi, perché l'ossessione per il sesso c'era proprio molto spinta, però venivano i soldi da questo dottore che è anche stato fatto un profilo da parte del dottor Giuttari, ecco, ma dove sta la conferma? Non lo so se ci sarà il processo tris o quadr, non lo so, mi auguro di no, ecco, dico la verità, però una cosa è certa, che questo dottore andava a ritirare i feticci a Mercatale, perché l'ha dichiarato il Lotti, perché Lotti è credibile, perché quello che dice è credibile. E il test dottor Giuttari ci parla di una strana aggressione subita quando il Lotti, il Pacciani era in carcere, dalla moglie di Pacciani, Angiolina Manni,
in cui una signora con pelliccia e viene su tutti i giornali, parrucca rossa, dette del tavolo all'Angiolina. Ma questo perché? Perché il dottore era ricattato e naturalmente la moglie anche dal Pacciani, il quale continuava a chiedere soldi anche se non gli omicidi poi non c'erano più. Quindi andò a casa per fare sparire queste prove. Quindi questa figura, perché chi è la signora che si mette con pelliccia, con parrucca distinta, che va dall'Angiolina Manni a dargli il tavolo? Deve essere una persona veduta, di cultura, perché sa che il tavolo è un ipnotico. E questo tavolo fu comprato in una farmacia. Quindi la presenza di questo dottore medico e della moglie che lo proteggeva c'è, e anche in atti. E allora poi un'ultima cosa: se allora i testi non sono credibili, se un soggetto che viene chiamato a rispondere in correità non è credibile, allora finiranno i processi, allora finisce il processo. Perché se dobbiamo sempre mettere in dubbio le dichiarazioni dei testi, andando a guardare le parole, per carità, ognuno fa la sua parte ed è giusto che così sia. Con questo, signori della Corte, chiudo e rassegno le mie conclusioni, le quali sono, intendono che codesta Corte d'Assise d'Appello affermi la penale responsabilità degli imputati, confermando l'appellata sentenza di primo grado e confermando le provvisionali assegnate alle suddette parti civili col favore delle spese. Grazie. Grazie a lei, avvocato. Parla. Avvocato Rosso, procuratore speciale della signora Cambi Cinzia, le conclusioni scritte sono nel senso che piace alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze confermare la sentenza di primo grado anche in punto di statuizione civile. Voglia inoltre la Corte d'Assise d'Appello di Firenze condannare gli imputati al pagamento delle spese di costituzione e difesa anche per il presente grado di giudizio, come da separata notula che si allega. Ecco, adempiuto il compito formale della lettura delle conclusioni, ma che in questo processo formale non è, nel senso che come tutti i patroni di parte civile concludiamo in modo difforme rispetto al pubblico accusatore, io brevissimamente vorrei rassegnare alla Corte una riflessione e non tanto ripercorrere le vicende e i dati di fatto del processo, perché ciò hanno già fatto con non solo grande sapienza e perizia, ma con grande analiticità, sia il consigliere relatore nell'atto introduttivo del processo, sia il signor procuratore generale nel corso della sua amplissima requisitoria. E voglio subito dire che io ho grande rispetto per la operazione intellettuale che il procuratore generale ha proposto alla Corte. Ho rispetto non solo perché così deve essere nei confronti dell'alto magistrato, ma perché quel magistrato mi ha insegnato anche un certo approccio anche di sofferenza nei confronti della causa penale quando io ero giovane praticante, egli già giudice istruttore che portava, come dire, una nota di saggezza in quell'ufficio e a cui era unanimemente riconosciuta grande saggezza ed equilibrio. E ancora, quindi, con più forza o forse più emozione, devo dire, vengo qui a portare non tanto e non solo una nota di dissenso rispetto a quella operazione, ma a segnalare un errore che a mio avviso vi è al fondo di quella operazione intellettuale. Ed è l'errore di diritto e di fatto che sta alla base delle conclusioni, laddove il procuratore generale con sofferenza vi rassegna una richiesta di conferma in punto di statuizione di condanna dell'imputato Lotti con sofferenza per la esistenza di un giudicato. Ma il giudicato, signori giudici popolari soprattutto, non è una iattura processuale, non è una disgrazia, non è un elemento
per il quale il trascorrere del termine determina la impossibilità di una certa attività difensiva, per cui avresti potuto, ma ci dispiace molto, non puoi più. È un qualche cosa di diverso, è una costruzione giuridica che importa il massimo grado di certezza di un dato fenomeno costruito nella giurisdizione e dunque dai giudici che il consorzio umano si sia dato. Dopo il giudicato non vi è altro rimedio se non in condizioni e situazioni assolutamente particolari che certamente non ricorrono in questa causa e che non sono neppure ipotizzabili in questa causa. Il giudicato è l'elemento di certezza dinanzi al quale tutti i soggetti del processo e non solo si debbono non solo arrendere ma assumere un atteggiamento di sacro rispetto. E allora io credo che l'errore intellettuale che porta quasi a un'operazione, ma lo dico non solo con tutto il rispetto che la stessa operazione merita, perché certamente è di altissimo profilo, ma porta con sé anche una certa arroganza intellettuale. Perché non si può parlare del giudicato penale alla fine della riflessione di questa causa, bisogna parlarne all'inizio. E questo è un atteggiamento di umiltà che a mio avviso debbono avere i contraddittori dinanzi alla Corte nel momento in cui si occupano di una vicenda processuale in grado di appello. La funzione dell'appello è una funzione di controllo, è una funzione con la quale il giudice rivede la operazione logica, ovviamente anche nel merito, condotta dal primo giudice. E allora, quando vi è il giudicato, noi dobbiamo prenderne atto. E allora la confessione dell'Otti è dato non solo processuale, del quale non è possibile discutere, perché su quel punto la sentenza non è revocabile, vi è un giudicato penale, la confessione di Lotti è una confessione attendibile, i soggetti legittimati non hanno messo in discussione quel dato e la Corte ne deve prendere atto. E se ne deve prendere atto la Corte, a maggior ragione ne debbono prendere atto le parti. Perché è importante questo elemento? Ovviamente è un elemento decisivo per il destino di Lotti e questa parte civile che ha concluso per la conferma della sentenza ovviamente lo sottolinea. Ma è importante proprio per quella valutazione necessaria richiamata dal consigliere relatore e sulla quale si è a lungo intrattenuto il pubblico accusatore. Ed è quella valutazione, signori giudici del popolo, ex articolo 192 del codice di rito, e cioè quel passaggio normativo con il quale il legislatore ha imposto, a seguito anche di una serie di indicazioni che erano emerse via via da parte dei giudici, una certa soglia oltre la quale la chiamata di correo può diventare prova. Attenzione, signori giudici popolari, non si lascino loro, come dire, confondere da questo continuo riferimento a prove e indizi. Qui la situazione è assolutamente diversa, noi solo di prove stiamo discutendo. La chiamata di correo o è una prova o non è nulla, ed è prova solo nel caso nel quale, come la norma vuole e come la giurisprudenza, la più affinata successivamente, ha specificato, quando a quella chiamata si accompagnano riscontri, e secondo l'ultima giurisprudenza certamente la più corretta, se non fosse altro perché l'ultima è quindi quella che tutti ci deve ispirare, quando quei riscontri siano individualizzanti. E allora due sono le operazioni che loro dovranno fare, nel rileggere, nel valutare la sentenza di primo grado, che certamente sul punto, come dire, forse è troppo veloce, forse lascia dei passaggi in penna, forse non si sofferma abbastanza sul tipo di valutazione che era certamente necessaria e che è quella della attendibilità intrinseca. Ma oggi che loro quella valutazione debbono rifare, hanno quel faro che prima io richiamavo, che è il giudicato penale. Il giudicato penale sulla confessione dell'Otti non è solo l'elemento decisivo in punto della responsabilità dell'Otti, ma è elemento che consente di dire che sotto un profilo intrinseco quella chiamata di correo è per forza di cose genuina, è per forza di cose spontanea, non sotto il profilo
della spontaneità nel momento del suo divenire, ma nel momento della sua realizzazione processuale. È certamente una chiamata di correo che risponde a tutti i presupposti voluti dal legislatore prima e dalla giurisprudenza poi, in punto di sufficienza per consentire al giudice di passare poi alla valutazione dei riscontri e quindi degli elementi estrinseci al dato processuale che è la propalazione del soggetto. Se quella chiamata di correo, se quella dichiarazione integra una confessione genuina, e su questo non è possibile discussione alcuna perché il giudicato penale è lì a dirci della responsabilità certa, sicura del Lotti, e allora quella chiamata di correo non merita riflessione ulteriore. Certo, è poi necessario passare alla seconda operazione, e cioè a vedere se quella chiamata di correo sia una cosiddetta chiamata di correo vestita o meno, se vi siano dei riscontri che siano sufficienti a farla diventare una prova. Ma loro capiscono la grande differenza della operazione. Per questo io prima parlavo di, e mi si passa il termine, arroganza intellettuale, perché un conto è dire Lotti è persona certamente confusa, e questo è un dato oggettivo. Un conto è esaminare la personalità del propalatore. Un conto è, come dire, soffermarsi sugli aspetti anche più suggestivi o pittoreschi delle sue contraddizioni. Un conto per giungere a quella valutazione in punto di attendibilità intrinseca, un conto è prendere atto che c'è un fatto, che non è solo un fatto processuale, ma è un fatto sostanziale, per cui quella dichiarazione è una dichiarazione dal punto di vista quantomeno intrinseco, certamente genuina. E allora a questo punto l'attività di lettura dei riscontri, che non sono indizi, che sono elementi, che sono elementi che consentono di verificare la veridicità di una certa propalazione, di un certo racconto, di certe dichiarazioni. E allora va fatta partendo da questo elemento iniziale e quindi con la tolleranza che ha da esservi nei confronti di un soggetto come il Lotti. Tolleranza non perché egli meriti una tolleranza processuale, ma tolleranza perché quella tolleranza è il frutto di una indagine in punto della sua attendibilità intrinseca. Poiché egli è attendibile perché ce lo dice il giudicato penale, dobbiamo avere la pazienza di superare lo scoglio di un suo linguaggio difficile, di un suo linguaggio che ha, io non credo, solo una genesi antica in quanto uomo della terra, questo processo è popolato da uomini della terra, ma una genesi che probabilmente risente anche di forme patologiche, le quali probabilmente non sono tali da integrare un livello di allarme o di significanza per egli Lotti, ma che certamente sono presenti, che rendono l'uomo difeso, che rendono l'uomo difficile da indagare e che rendono il soggetto incapace forse di comprendere la valenza processuale di alcuni passaggi. E però allora da questo punto di vista certe sue riottosità sono assolutamente neutre. E cioè non si può sostenere che la vaghezza di alcune dichiarazioni stiano nel senso della impossibilità di egli Lotti di dare riscontri certi e definitivi, perché se questo soggetto fosse soggetto, tra virgolette, imbeccato, fosse soggetto eterodiretto, fosse soggetto che si limitasse a confermare quanto con, nella migliore delle ipotesi, una ingenuità investigativa altri proponessero a lui come domanda, allora avremo in questo caso sì elementi di certezza nelle risposte, in questo caso sì la capacità di uniformarsi fino in fondo a quanto voluto dall'inquisitore o dall'interrogante. Così non è. Lotti è confuso in alcuni passaggi, in un senso e nell'altro. Ma vi sono una serie di elementi che riscontrano le dichiarazioni di questo signore. Io non voglio ripercorrerli tutti, perché nonostante quella operazione intellettuale, ma con lo scrupolo che
comunque gli è tipico, li ha già ripercorsi tutti il procuratore generale, dando atto di come vi siano tanti e tanti tasselli che stanno lì a dire della presenza di questo signore non solo nel luogo del delitto, o quantomeno in alcune occasioni nei luoghi dei delitti, ma a dire della capacità, del riferimento di costui di cose vere. Ma vi sono soggetti esterni, vi sono soggetti terzi, vi sono i ribelli, vi è Galli, vi sono tutti quanti gli altri testi che sono stati ricordati da i difensori di parte civile che mi hanno preceduto. E allora questo è un salto di qualità nel processo. Vi è un salto di qualità perché quella chiamata di correo, una volta corroborata di quegli elementi di riscontro, diventa prova, e sulla prova non si discute. Non abbiamo cioè un arricchimento di un materiale indiziario, ma abbiamo il realizzarsi all'interno del processo di un elemento probatorio che è definitivo in punto di responsabilità. E sotto questo profilo mi pare che, al di là di alcuni passaggi probabilmente non fino in fondo esternati dall'estensore, ma la sentenza di primo grado abbia un impianto certamente convincente. Ma che l'operazione intellettuale sia un'operazione che non convince viene dalle stesse conclusioni. Cioè, loro dovrebbero emettere una sentenza, o comunque questo vi è richiesto, che a distanza di così tanti anni da quei drammatici fatti che hanno visto quelle povere vittime scannate da parte di alcuno, e io ritengo anche da parte degli imputati di questo processo, si dica sì, sono sostanzialmente loro, il gruppo è questo, il processo Pacciani ha avuto quel destino, il Lotti è colpevole, ma non è attendibile nel momento in cui chiama in causa altre persone. Ora, noi dovremmo immaginare una situazione nella quale un contesto sociale, parentale, così ristretto, perché questo è dato pacifico nel processo, emerge anche dagli accertamenti di natura psichiatrica voluti dalla pubblica accusa. Dicevo, un contesto così ristretto come quello che sta intorno a Lotti, in un contesto del genere gli Lotti abbia indicato alcuni personaggi anziché altri. Dovremmo cioè immaginare che in un'attività calunniosa Lotti non abbia indicato i reali coautori dei fatti reato, ma fuori nell'ambito della rosa dei suoi conoscenti, quelle pochissime persone che evidentemente rimanevano ed erano estranee ai delitti. Perché? Quale indicatore vi è in questa causa che consente solo di fare una ipotesi del genere? Quale elemento che consenta di ricostruire un Lotti, persona in grado di elaborare grandi fantasie, un Lotti avvezzo alla calunnia, un Lotti che avesse elementi di risentimento forte in danno del Vanni, tale da accusare Vanni di condotte fatte, poste in essere da altra persona da lui conosciuta? Io credo che appunto tutti questi siano elementi così che possono invogliare, solletticare, stuzzicare la curiosità intellettuale di alcuno, ma non siano elementi che consentano e creino una giusta griglia con la quale avvicinarsi al processo. Il processo è dato dalla sentenza, è dato dagli atti di gravame, è dato, qualora questo si renda necessario, da uno studio attento degli atti di causa, che sono gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. E allora quella è una sentenza logica, è una sentenza probabilmente che in punto di motivazione va rimpinguata. È una sentenza che ha dato dei scontati dei passaggi, perché, come sempre accade, il processo è stato un processo assai articolato, che si è dilungato per oltre 50 udienze, mi pare di ricordare, e dunque poi dei passaggi si perdono, ma rimangono ovviamente nella memoria dei protagonisti che sono qui a farne fedele testimonianza. Ed è una sentenza che risponde alle risultanze. È una sentenza che non costruisce
sugli imputati un vestito partendo dal tipo d'autore o partendo dal punto della compatibilità. Da questo punto di vista, forse nel processo Pacciani vi erano indicazioni molto più illegittime, tra virgolette, se mi si può passare questa espressione, di quanto non vi siano in questo processo. Nessuno dipinge Vanni, nessuno dipinge Lotti. Lotti e Vanni sono individuati come gli autori di questi fatti sulla base della lettura di una serie di elementi che sono quelli già contenuti nella sentenza e rassegnati nella lunga requisitoria del procuratore generale. E allora a voi non è richiesta una operazione intellettuale, a voi è richiesto una sentenza quale la società deve attenderla, affermazione di verità e di giustizia. Questo è il contenuto del giuramento dei giudici popolari. E io credo che una sentenza secondo verità e giustizia non possa che essere una sentenza di conferma di un lavoro scrupoloso, di un lavoro certamente complesso ma non difficile come quello dei giudici di primo grado. È pur possibile che quella sentenza lasci adito a critiche sotto il profilo della ricostruzione, della soprattutto in punto di riporto del pensiero giuridico, di lettura e griglia interpretativa delle prove, ma ben possono ovviamente i giudici d'appello integrare quelle lacune, riproporre quel ragionamento, rendere più intensa, qualora lo ritenessero, quella lettura, nulla togliendo però a quella operazione di verità che è il risultato del processo. Mi riporto alle conclusioni scritte, grazie. Grazie, avvocato. Sono l'avvocato Voena, prendo la parola per Yolanda Cardini, vedova Baldi. Grazie. Lei per la vedova. Signor Presidente, signor Giudice Latere, signori giudici popolari, oggi abbiamo avuto dal signor Procuratore Generale una lezione sul modo come bisogna fare e interpretare il suo ruolo. Il signor Procuratore Generale ha un ruolo difficile nel nuovo codice di procedura penale, già che non ha un ruolo di accusatore a tutto campo che è dato al pubblico ministero nella fase indagini preliminari nel processo di primo grado, non ha neanche quel ruolo super partes di colui che veglia sull'osservanza della legge che è proprio del procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Del resto, nella Corte di Cassazione si è discusso a lungo anche sulla collocazione spaziale del procuratore generale, perché il procuratore generale per molto tempo e anche adesso siede a fianco dei giudici. Allora, per mantenere la simmetria, adesso anche i difensori siedono in Cassazione a fianco del collegio. Direi che l'opera interpretativa del ruolo del procuratore generale è stata certo molto intensa, molto accurata, ma non persuasiva, non convincente. Anche il compito che è dato alla parte civile non è un compito facile, perché nel nostro sistema la parte civile, come voi saprete, le informazioni generali, è un ruolo che non è quello dell'accusatore penale privato. Noi lo abbiamo perso, questo ruolo che aveva anticamente, noi siamo di derivazione francese, questi ruoli di natura romanistica li abbiamo persi. Ma al tempo stesso la parte civile è un soggetto che interviene nel processo, perché solo nel processo penale almeno, perché dal riconoscimento della condanna potrà avere il risarcimento del danno. E quindi anche il ruolo della parte civile di tutti noi non è un ruolo facile oggi. Non lo è mai stato nel processo ai compagni di merende, come non è stato neanche nel processo Vanni, nel processo Pacciani molto prima. Il procuratore generale ha tracciato, dicevo, un esame molto analitico degli atti di causa, ha ripercorso la pur completa relazione del relatore Locke, ma alla fine è arrivato quasi improvvisamente a dare delle picconate ad un muro che certo, qua come potrebbe non essere un muro così grande, non avere qualche piccola crepa, qualche piccola inclinatura, ma alla fine con qualche picconata egli ritiene di averlo fatto cadere. Ecco, io non sono d'accordo con questa
disposizione, ritengo che vi possa essere, pur cercando un certo equilibrio, come è giusto che abbia la parte civile, per quello che ho detto poc'anzi, la soluzione debba essere in diverso senso. Direi che il punto di partenza dal quale dobbiamo muovere, a mio avviso, è proprio quello relativo allo scopo, alla funzione adempiuta dal giudizio d'appello nel nostro sistema processuale. Il legislatore non concepisce il giudizio d'appello alla stregua di un secondo giudizio nel merito. Se lo concepisse così, allora la riapertura dell'istruzione sarebbe automatica. Si farebbe sempre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Eppure io, avete visto, ho condiviso, mi sono permesso di condividere, la scelta che la rinnovazione dovesse essere limitata solamente agli elementi nuovi. Ed è proprio quella norma, quella sulla sopravvenienza di nuovi elementi, nel secondo comma rispetto al primo, che ci dimostra come invece la rinnovazione del dibattimento sia tendenzialmente un'eccezione. Quindi non siamo di fronte a un secondo giudizio di merito, siamo di fronte a una verifica di un primo giudizio, cioè la funzione svolta dal giudizio di appello, sia esso davanti al giudice togato, sia di fronte a un collegio nel quale partecipano anche giudici popolari, è la funzione di fare un controllo, di verificare, una seconda verifica.